Pronto? Polizia? Salve, vorrei segnalare alla vostra attenzione un criminale. Si chiama Ichiro Oda. Per una volta voglio parlare anche della cover a richiesta, perché Nico Robin, in compagnia di un coccodrillo, riporta alla mente dolci ricordi legati alla Baroque Works. Ma un coccodrillo che non è Crocodile e che veste fiero una maglia da rocca della Lacoste è una chicca troppo bella per non essere raccontata, devo dirvi la verità. Come al solito, se non siete in pari con i capitoli, quindi One Piece 1106, non proseguite oltre, sarà pieno zeppo di spoiler. Se invece siete in pari e siete qui per sapere la mia opinione, un mi piace, un commento con la vostra qui sotto nei commenti e iscrivetevi al canale, che arriviamo presto presto a 20.000 iscritti, mamma mia. Vegapunk chiede ad Atlas di rivelare a Bonnie un segreto. Mi viene però da pensare a York, che non ha rivelato praticamente nulla di tutto quello che ha fatto Vegapunk, dalla bomba di Orso che non viene inserita fino a questo segreto. Beh, quando parla con gli astri di saggezza, no, lì sta zitta, non dice niente a nessuno. Io capisco che è un po' strano, io capisco che sono ragioni di trama, però mi sembra un po' forzatina. Però York non dice niente, a meno che Vegapunk l'avesse detto a tutti tranne che a lei, però allora voleva dire che in quel caso immaginava che York potesse tradirla e non doveva quindi meravigliarsi del fatto, e invece no. York lì, zitta, muta, agli astri non dice niente, si fa gli affaracci suoi, va bene così. Bonnie è in grado infatti, a sorpresa, o almeno per mia sorpresa personale, di disattivare i pacifista. Perché? Perché il vecchio Vegapunk non voleva vivere in un mondo in cui poteva esserci l'opportunità, la possibilità di vedere la bambina uccisa da qualcuno, o meglio, qualcosa, con le sembianze del padre, che aveva lottato per lei, aveva sacrificato se stesso per garantirle un futuro, una vita. Veramente una scelta di cuore, qui, da parte di Vegapunk, e una bella scelta, secondo me, da parte di Oda, perché ritorniamo a quando all'inizio di Egghead si diceva: ma come, Bonnie è comunque legata ai pacifista, a quelli vestiti da poliziotto che giravano per la città del futuro, anche se effettivamente non sono il padre, ha soltanto le sembianze, ma non sono il padre, non ci può essere questo legame. Invece Oda è riuscito a fregarci un'altra volta con una soluzione semplice ed efficace, ovviamente se escludiamo York dal ragionamento, ma quello ormai lasciamolo lì, è una ragione di trama. E c'è una frase bellissima in questo capitolo che poi va anche a dare il nome al capitolo, e cioè Vegapunk dice: non ti preoccupare Bonnie, perché Orso rimarrà sempre al tuo fianco. Ricordatevi, sempre al tuo fianco, o comunque al tuo fianco. Ricordatevi, perché ci arriviamo poi nel finale. E mi è piaciuto tanto perché Vegapunk è sempre stato un personaggio abbastanza benefreghista, uno che pensa prima a se stesso e poi agli altri. Sì, e sapeva che rivelando un'informazione del genere ne avrebbe pagato le conseguenze, ma sapeva anche che era l'unico modo per salvare Bonnie dai pacifista che stavano per sparare a lei, a Orso, a Frankie, ad Atlas, a Sanji e a tutti gli altri. Era l'unico modo. E infatti, dopo aver rivelato quest'ultimo segreto, almeno ultimo per il momento, perché Vegapunk sta facendo fare a Saturn una figura da bamboccio. Saturn che dice: Vegapunk, anch'io sono uno scienziato, guai a te se provi a fregarmi, perché me ne accorgo. E Vegapunk: no, ci mancherebbe altro, io seguo i tuoi ragionamenti, io fregarti assolutamente no, bravo, perché sono uno scienziato, me ne accorgerei anch'io. Sta fregando da tutti i punti, da ogni punto. Quindi l'ultima sorpresa per il momento, poi vedremo. E allora Saturn che cosa fa? A un certo punto anche lui gli girano, giustamente anche lui gli girano di essere continuamente preso in giro da Vegapunk, e va ad infilzarlo con una delle sue gambe da ragno, una roba del genere. Ha provato a infilzare chiunque, Bonnie, Ruffy, poi va sempre qualcuno a salvare all'ultimo. Vegapunk, povero stronzo, la prima volta che è preso di mira davvero, viene perforato. Voglio però fare i complimenti a Saturn, perché è stato veramente molto furbo, da scienziato, grandissimo scienziato, ministro della scienza qual è, va a colpirlo nella parte destra del corpo, dove ovviamente non c'è il cuore, invece che beccare una parte sinistra dove sarebbe stato letale. Questo per dirvi cosa? Che io non credo che il vecchio morirà. Penso proprio che Oda abbia necessità di questa figura anche in corso d'opera, anche più avanti nella storia. Lo stesso Sanji l'altro giorno aveva detto nell'ultimo capitolo: non ce ne andremo senza Vegapunk. Ruffy aveva promesso a Vegapunk di salpare insieme a lui, di salvarlo. Però ho adorato la scelta di metterlo in pericolo per via di una sua decisione. Lui che era sempre stato
uno che pensava a se stesso, ai suoi affari, ai suoi interessi, ai suoi studi, al progresso scientifico. Invece dal punto di vista umano gliene fregava poco, ma già quando avevi iniziato a parlare di amore aveva fatto capire di aver sbloccato qualcosina. Torniamo anche un po' a quello che poteva essere una teoria prima di sapere tutto il flashback di Orso, di Bonnie. Vi avevo detto, ho portato un video qui sul canale, magari ve lo lascio qui sopra nelle schede. E cioè che mi piaceva pensare che Oda stesse copiando la storia del primo film di Mewtwo, e quindi che potesse esserci anche un legame di sangue tra Bonnie, Vegapunk, Ginny e roba così. Non è andata in quella maniera, però comunque un legame affettivo forte, se non fortissimo, si è creato, tant'è che Vegapunk si mette in prima linea per proteggerla. Dubbi su Kizaru al momento non ne abbiamo più, perché era lì in mezzo, e invece è proprio lui che dopo un ordine di Saturn decide di attaccare Sanji, Franky e tutti gli altri che ormai stanno cadendo da ore, sono lì in caduta libera da ore. Attaccalo pacifista! No Atlas, di a Bonnie questo! Ah Bonnie, vieni qui che ti dico una cosa! No, che cosa sta dicendo Vegapunk? Ah sì, posso dire così? Sì, allora pacifista fermatevi! E allora tutto questo in un secondo mentre questi cadono. E nel frattempo i pacifisti si girano, fanno a botte, Vegapunk dice pagherò le conseguenze, Saturno infilza, loro sono ancora lì che cadono. Meravigliosa la gestione del tempo, ma anche qui sono esigenze di trama, ci mancherebbe altro. Non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima volta, non in One Piece, in tutti i shonen, in tutti i manga, però mi fa sempre ridere questa cosa qui. Quindi ora rimane da capire chi ha dato il cibo a Luffy. Non è stato Borsalino. Non è stato assolutamente Borsalino, che fa la sua scelta e decide di rimanere fedele al suo lavoro, alla sua posizione, non so se alla sua etica, ma sicuramente alla sua professione. Poi c'è il pugno di Ruffy, tutto bello, nero, che è uno spettacolo. Ruffy ricaricato, con la pancia piena, che ha digerito un bel cazzottone pieno di haki che si stampa sull'ammiraglio giallo, che comprende anche di essere in difficoltà, mentre lì con la doppia spada che sembra Trunks che sta per tagliare Freezer in due, e invece non si becca questo cazzotto fortissimo di Ruffy che trasforma anche in gomma il pavimento. E allora lì sì che possiamo farli atterrare, dopo che Ruffy si risveglia, fa il cazzotto, risveglia il suo potere, trasforma in gomma, allora li possono cadere. Cadono sul morbido, è tutto benissimo. Sani e salvi, tutti, quasi tutti, perché Vegapunk anche lì per terra, poveraccio. E infatti viene soccorso da Bonnie. Mentre il ritmo di Ruffy, che continua, no? Sotto forma di Nika, risveglia definitivamente il robottone, che a questo punto, mi viene da dire, potrebbe essere la via di fuga. Non lo so, perché Oda sta continuando ad aggiungere variabili all'interno di Egghead, però se lo sta facendo svegliare, un motivo ci sarà. E quel ritmo attira anche l'attenzione di Bonnie, che finalmente, grazie a Vegapunk, riesce a scoprire la verità. Ruffy è Nika. Ruffy è il dio del sole. Ed è lì, vivo e vegeto, e li sta salvando, soltanto per un motivo. Grazie alle scelte del padre, che ha deciso di scommettere due fish. In tutta la sua vita due fish ha scommesso. Una sulla figlia e una su Ruffy. E queste due scelte di Kuma hanno cambiato il mondo e hanno salvato poi anche la vita Bonnie. Perché rendiamoci conto che effettivamente Kuma, senza seguire Ruffy, senza immaginarsi Ruffy come Nika, senza farsi ispirare da Ruffy e il pugno al drago celeste, senza proteggerla Sani per 2 anni, Bonnie probabilmente sarebbe morta. Bonnie probabilmente sarebbe morta. Quindi la scommessa di Orso ha ripagato alla grande, perché alla fine aveva ragione lui. Ruffy e Nika. Anche se sembrava una follia, Ruffy e Nika. E voi direte, sembra una follia, ma come? C'erano tutti gli elementi, la gomma e tutte queste cose qui. Sì, però è come chiedere a un cristiano, a un credente, di identificare Gesù all'interno del nostro mondo. Cioè, tu puoi credere in Dio, in Gesù, in quello che ti pare, però puoi associarlo effettivamente alla realtà. Non è che se uno ha le mani bucate, allora dici che è Gesù. Non è che se uno ha i capelli lunghi, la barba e si veste bianco, allora è Gesù. Ci sono delle caratteristiche riconducibili, però poi da qui a dire che effettivamente è il figlio di Dio, ce ne passa. Così come sì, è vero, Ruffy ha il frutto della gomma, però per Nika, per Orso e tutti gli altri è sempre stata più una leggenda. Vuoi davvero pensare che possa essere lui? Sì, alla fine era lui. La tavola con Ruffy di profilo nella Nika Mode, ormai una classica, è meravigliosa. Meravigliosa. Perché c'è Bonnie che finalmente comprende
quanto i sacrifici del padre portati avanti in tutti questi anni siano arrivati effettivamente a diventare qualcosa di reale e concreto. Bellissima. Ed è davvero un peccato che in realtà Orso non sia cosciente. Però, se osservate bene la tavola, c'è una piccola scintilla vicino al volto di Orso. Ora, io non so se è una scintilla di elettricità perché è il corpo danneggiato e quindi il cyborg, l'automa, quello che è. O se c'è stato davvero un input mentale in seguito alle parole di Stella. Non so neanche se avremo mai una risposta, perché a me piacerebbe lasciare così il dubbio, perché non so se Orso poi ritroverà la coscienza, ritroverà se stesso, non penso a questo punto, dato che i ricordi sono andati in frantumi. Vedremo, però quella scintilla vicino al volto è una bella chicca. Ma chi stava arrivando alla fine dell'ultimo capitolo? Io non ho fatto il video sul 1005. Per un motivo, potevamo stare qua a discutere soltanto del finale, non era accaduto nulla, potevamo stare qui a dire ma sta arrivando Tizio, ok, è sempre un mio Pierino, ma senza basi, non potevamo appoggiarci a niente. Però avevo commentato un video del re, dove il buon Mal aveva tirato fuori l'ipotesi legata ai giganti. E io gli avevo detto che mi piaceva tanto, ma che mi sarebbe piaciuto anche vedere i Tontatta, per un motivo. Dato che Borsalino non ha dato il cibo a Ruffy, e allora il cibo a Ruffy chi gliel'ha dato? Potevano essere stati i nani, senza essere visti. Quella era una soluzione che mi piaceva tanto. Magari sono arrivati entrambi? Boh, a me piacerebbe, ripeto, sono la cosa più logica. I nani sono veloci, sono piccoli, sono invisibili, lo ricordiamo anche a Dressrosa, sembrava che ci fosse un po' di magia quando spriva le cose. Ecco, a me piacerebbe quella roba lì, però voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti, dato che giganti e nani sono la contrapposizione massima, sarebbe bello. E Erbafera alla prossima destinazione, ed è stato bello vedere Ruffy e Usopp dentro l'Abo Face che ballavano pensandoci, anche perché poi riporti, no, alla mente alcune vecchie tavole, alcuni vecchi capitoli. Ruffy, Usopp e i giganti sono sempre stati molto molto legati. Questo è il volume 15, e dato che dobbiamo per forza parlare di questi personaggi, come non tirarlo fuori? Però l'ultima volta che abbiamo visto Dory e Broghi, l'ultima volta prima dell'arrivo dei Gend, dove erano? Erano insieme a Oimo e Carsi, appunto, a Erbaf, nel villaggio dei giganti, in compagnia di Shanks il Rosso. E allora mi viene a chiedere, perché sono lì? Dato che loro sono lì, arrivano e dicono, siamo qui per Cappello di Paglia, dovremmo chiamarlo Nika il Dio del Sole, o meglio il Dio del Sole. Allora io ho tre ipotesi, provo a spiegarvele. La prima, hanno parlato appunto con Shanks, Shanks gli ha spiegato il tutto, e loro hanno capito, dato che però è un po' debole, cioè non mi piace neanche. Shanks sa di Nika, per me sì, è molto verosimile che lo sappia, però non è che adesso lo va in giro a dirlo a tutti, non lo so, non mi piace, un po' debole. Hanno visto l'avviso d'Italia di Ruffy e hanno collegato il tutto. Okay. Questo è plausibile, però secondo me non è fantastico. Allora io provo a integrare questa terza, questa seconda soluzione con una terza, che secondo me è più bella. I bucanieri hanno il sangue dei giganti, secondo Ivankov, questo è quello che ci ha detto a God Valley quando aveva 10 anni, mentre era già nudo che girava. E proprio la razza di Orso era quella che seguiva appunto il culto di Nika. Ecco, allora potremmo mischiarle, no? Queste due, che il sangue dei giganti è il culto di Nika, e allora magari potrebbero aprirsi delle linee guida interessanti anche in vista della prossima saga, che dovrebbe appunto essere quella di Elbaf. Però c'è una chicca finale, perché questo è il volume 15, ma non è il volume in cui appaiono per la prima volta i Dory e Broghi e i giganti. No, non è quella, non è l'esordio di Little Garden. Perché quello avviene nel capitolo 13, anzi nel volume 13, in un capitolo intitolato Grandissimo. Grandissimo, che fa riferimento ai giganti. Nella traduzione però, dal giapponese all'italiano, passando per l'inglese che è huge, proprio gigante, grandissimo, potrebbe essersi perso qualcosa, perché in giapponese ovviamente il riferimento potrebbe essere ai giganti. Questo capitolo di esordio di Dory e Broghi nel volume 13 avviene nel capitolo 116. Quello che abbiamo appena letto è il capitolo 1106. Quindi c'è soltanto uno zero in mezzo che rompe le palle. Non solo, perché quello che potrebbe essere inteso come giganti del 116 andrebbe a formare, unito a quello di oggi, la seguente frase. Giganti sempre al tuo fianco. E allora Oda sta davvero giocando con questa roba qui? Perché sarebbe una follia.
sarebbe una follia. 116 presento i giganti, titolo giganti, 1106, numericamente ci siamo, sempre al tuo fianco, riferimento ovviamente Bonnie Orso, ma se li metti insieme i giganti sempre al tuo fianco perché sei il dio del sole. Io questa roba l'ho trovata su Facebook, possono essere solite cazzate, però a me, devo dire la verità, ha emozionato un sacco questo collegamento. Ma voglio sapere la vostra, qui sotto nei commenti, fatemi sapere tutto, perché secondo me adesso iniziamo a divertirci, perché One Piece sta andando verso un finale veramente meraviglioso, secondo me. Io non ho apprezzato come è stata inserita la figura di Nika, lo sapete, ne ho parlato anche insieme al re proprio qui sul canale in un video che magari vi lascio anche questo sopra nelle schede, però se inizio a unire tutti i puntini in questo modo magari potrei anche cambiare idea.